Torta mimosa furba, benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andremo a preparare insieme questo dolce davvero soffice al gusto di limone. Iniziamo preparando una sorta di crema pasticcera ma senza uova. Io ho fatto riscaldare il latte con all'interno la scorza di limone, solo la parte gialla. Poi in un altro tegame ho unito lo zucchero semolato con l'amido di mais. Ho aggiunto poco alla volta il latte caldo, mescolando con delle fruste per non far creare grumi. Tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Ho poi aggiunto un pizzichino di curcuma che è opzionale ma serve per creare il colore giallo. Ho lasciato addensare la crema, una volta che si è addensata l'ho trasferita all'interno di un piatto e poi l'ho coperta con pellicola a contatto per fare in modo che non si formasse uno strato spesso in superficie. Ora prepariamo insieme la base della torta. Serviranno 5 uova, andremo a dividere i tuorli dagli albumi. Iniziamo a mescolare gli albumi con le fruste elettriche, aggiungiamo lo zucchero semolato, continuiamo a frullare per un po', ma ci fermiamo prima che diventino montati a neve. Aggiungiamo a questo punto i tuorli poco alla volta, alcuni dei miei tuorli si sono rotti, quindi li ho aggiunti un po' a caso, in teoria andrebbero aggiunti uno alla volta. Continuiamo a frullare finché non otteniamo un composto bello spumoso. A questo punto aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone biologico, l'olio di girasole, continuiamo a frullare sempre con le fruste elettriche e poi è il turno della farina. Io ho fatto un mix di farina e fecola di patate. Potete anche utilizzare solo la farina. La fecola dà proprio una leggerezza incredibile a questa base. La rende però un po' più delicata, poi vedremo alla fine quando si tratta di assemblare il tutto. Trasferiamo in una teglia, se ce l'avete quadrata è meglio, la mia era da 30 x 35 cm. Livelliamo per bene tutto l'impasto e poi possiamo cuocere in forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 10-13 minuti. Non dovrà scurire troppo in superficie. Una volta sfornata, la trasferiamo su un piano e la copriamo con un canovaccio pulito. Lasciamo raffreddare e nel frattempo creiamo la farcia. Montiamo a neve ben ferma 200 ml di panna. Io ho scelto panna vegetale, va benissimo anche qualsiasi altro tipo di panna. Io sono intollerante al lattosio, quindi cerco sempre di utilizzare panna vegetale. Ho aggiunto poi la mia crema pasticcera senza uova che nel frattempo si è raffreddata e ha ulteriormente addensato. Mescolo per bene tutta la crema, sempre con le fruste elettriche, e la metto da parte. Nel frattempo la mia base ha raffreddato, quindi possiamo eliminare la carta forno e prendere le misure per creare le nostre strisce. Devono essere tutte uguali. La mia base era lunga 31 cm. Ho creato 5 strisce da 5 cm di spessore e una striscia da 6 cm. L'ultima striscia l'ho utilizzata per creare le decorazioni tipiche della torta mimosa, mentre tutte le altre formeranno la base della torta. Ho ricoperto ogni striscia della crema che avevo precedentemente preparato, dopodiché ho iniziato ad arrotolare la prima striscia e qui si vede proprio la delicatezza dell'impasto perché tende un pochino a rompersi. Non è un problema perché comunque poi andrà assemblata e la crema la terrà ben unita, però se volete una base un po' più elastica utilizzate solo farina. Andiamo poi ad unire tutte le strisce di torta, come vedete all'interno del video, per creare proprio una torta rotonda. Una volta fatto, copriamo con la crema che ci è avanzata. Con la crema che abbiamo preparato, riusciremo a sia farcire la crema sia a decorarla completamente. Io non sono bravissima a decorare le torte, sicuramente voi saprete fare un lavoro eccezionale, ci vuole un po' di pazienza, ma piano piano si riesce. Siate generosi con la crema perché è buonissima, ha un profumo delicatissimo al limone. Pulisco il piatto dalla crema avanzata, ritaglio a quadratini piccolissimi la striscia di impasto che avevo lasciato. Ricopro tutta la circonferenza della torta con una parte dei quadratini che ho creato. Ho messo all'interno di un sac à poche la crema avanzata.
creare dei ciuffetti decorativi. Sono decorazioni molto semplici, potete anche spalmare completamente tutta la crema sulla torta e poi decidere di fare delle decorazioni, per esempio con una forchetta, verrà sicuramente benissimo. Completo con l'ultimo impasto avanzato e poi lasciamo riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Possibilmente è meglio prepararle il giorno prima. Io ho fatto in questo modo e il giorno dopo questo era il risultato. È una torta davvero soffice, ma tanto soffice, con un delicato profumo di limone. Sono sicura che vi piacerà tantissimo. Si conserva in frigorifero per circa 3 giorni, ma sono sicura che non durerà così tanto. Grazie per aver visto il video, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollicino in su, ricordate di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per non perdere tutti i futuri video. Qui vi lascio un'altra ricetta che sono sicura vi piacerà e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!